Il vino toscano alla conquista del mondo. È nata a Vito l'associazione Vini Toscani DOP e IGP che riunisce 16 consorzi e circa 5.000 imprese per un fatturato di 1 milione di euro. L'obiettivo dell'associazione è accrescere la competitività del vino toscano nei mercati di tutto il mondo. Basta pensare che nel 2015 l'export è aumentato del 22% per quello che riguarda la Toscana rispetto ad una media nazionale di poco superiore al 5%. Quindi vuol dire che ci sono ottime possibilità sui mercati esteri di potersi affermare. Una sola associazione che rappresenta il mondo vinicolo, un interlocutore solido che potrebbe essere utile anche per altre situazioni. Dai temi di natura paesaggistico-ambientale, quelli di natura urbanistica, la difesa del suolo, le condizioni appunto di supporto allo sviluppo delle imprese, il tema dell'attuazione della legge sugli ungulati, ecco un ventaglio ampio per il quale noi abbiamo un gruppo che lavora insieme, che ragiona insieme, mette in comune le idee e le proposte. Tra gli obiettivi della neonata associazione anche quello di dare risalto a vini pregiati ma poco conosciuti fuori dai confini nazionali, come ha sottolineato il presidente di Avito Bindocci, che poi ha parlato della concorrenza. Ci si deve confrontare con realtà molto più grandi di noi, Francia in primis, e a noi non ci manca niente. Abbiamo le capacità, abbiamo le denominazioni, abbiamo le aziende. Affermiamo il brand Toscana, un ombrello comune su cui tutti stare sotto ed andare in giro per il mondo, e sicuramente è una mossa vincente. La nascita di Avito è il culmine di un processo di stretta collaborazione tra i vari consorzi, iniziato nell'estate del 2014 ai tempi dell'approvazione del piano di indirizzo territoriale della regione.